numeri alla mano, i partiti fanno i conti con i risultati delle comunali. Il primo test dalla nascita del governo del cambiamento che al momento fa sorridere soltanto la Lega. Il Carroccio infatti incassa un risultato esaltante non solo al nord dove fa il pieno, la popolarità di Salvini poi ai massimi anche nella versione da ministro dell'interno. Un quadro d'altro canto fonte di malumori e perplessità nell'universo grillino, con il rischio di attrazione dalla cometa leghista come si è visto nel caso Aquarius. Sentimenti che al momento vengono a fatica mascherati. 5 Stelle infatti nel voto di domenica non hanno conquistato comuni e sono riusciti ad andare al ballottaggio soltanto ad Avellino, Ragusa e Terni con la pericolosa spia di allarme di Roma. Si attende dunque una reazione soprattutto da Di Maio, che nega la sconfitta ma corre ai ripari nel tentativo di riguadagnare la scena attraverso i temi economici a cominciare dal reddito di cittadinanza. Oggi a Palazzo Chigi il primo vertice economico con il presidente Conte, il ministro dell'economia Tria, degli affari europei Savona, degli esteri Moavero e del lavoro e dello sviluppo Di Maio. Una riunione necessaria anche per fissare i principali obiettivi da esplicitare poi nella risoluzione del documento di economia e finanza al voto in Parlamento la prossima settimana. Quindi rapporti con l'Europa che devono cambiare secondo entrambe le anime dell'esecutivo. 5 Stelle e Lega sono chiamati inoltre a risolvere la complicata partita dei viceministri e dei sottosegretari, oltre al conferimento di deleghe pesanti come quella delle comunicazioni che 5 Stelle vorrebbero per sé.